Parte il nuovo istituto comprensivo di Sant'Orso, una nuova scuola media per la città di Fano. Il 18 scorso sono iniziate le iscrizioni e ora noi parliamo con la dirigente per quanto riguarda la formazione di questa nuova scuola e quale sarà l'offerta educativa. Sì, è una novità, è la nascita della scuola secondaria di primo grado Sant'Orso, l'istituzione diciamo così, che diventa parte integrante anche dell'altra novità che è l'istituto comprensivo Sant'Orso. Da quando? Dall'anno scolastico 24-25, quindi sarà effettivamente attiva dal 1 settembre 2024. Docenti ma anche famiglie ha lavorato insieme in queste ultime settimane perché i tempi sono stati abbastanza concitati e ridotti per produrre un'offerta formativa per i ragazzi che si vorranno iscrivere nella nostra scuola, ma ciò ha consentito un confronto ed una elaborazione di un'offerta formativa che ampliasse quello che è il curriculum base della scuola secondaria di primo grado, vale dire 30 ore. La nostra oltretutto è una scuola che lavora su 5 giorni, quindi anche la scuola secondaria che si attiverà dal 1 settembre prossimo sarà su 5 giorni, dal lunedì al venerdì per 30 ore, quindi dalle 8 alle 14, mentre l'ampliamento dell'offerta formativa prevede pomeriggi nella nostra scuola, quindi nel nostro edificio, perché la sede è questa del plesso Montesi in via Carpazzi, dalle 2:30 circa alle 4 del pomeriggio, fatto che consente di avere anche una pausa pranzo nella nostra scuola. I ragazzi non dovranno uscire, potranno portare il pranzo da casa oppure accedere al servizio di lunchbox. I pomeriggi sono offerte formative nate grazie alla collaborazione della scuola con enti del terzo settore con i quali avevamo già elaborato progettualità pregresse, consolidato pratiche didattiche ed educative, nonché organizzative. Altre ne arriveranno nel prossimo futuro, ma per il momento possiamo optare, i genitori possono optare sull'iscrizione a un'offerta formativa ampliativa a scelta. L'iscrizione avverrà attraverso un'altra modalità, sarà il medesimo modello, che è un PDF in questo caso editabile, che è stato inviato a tutte le famiglie e comunque è stato pubblicato nel sito, oppure potranno recarsi nella nostra scuola per realizzare l'iscrizione anche con il nostro aiuto, il nostro sostegno. Il 27 di gennaio, un sabato, la scuola farà un'apertura speciale proprio per presentare questo progetto. Ci saranno anche laboratori per i ragazzi e la segreteria aperta appunto per accompagnare le famiglie all'iscrizione. Siamo in una fase organizzativa molto delicata, Assessore, che cosa ci presenta stamattina? Ovviamente, avendo la Regione Marche deliberato il piano di dimensionamento sul 5 di gennaio, è chiaro che i tempi che tutte le istituzioni scolastiche e gli enti locali hanno avuto a disposizione per organizzare l'offerta prima dell'avvio delle iscrizioni è stato molto stretto. In questi giorni stiamo facendo un grandissimo lavoro con tutti i dirigenti della nostra città. Ovviamente c'è un elemento di novità importante che è la nuova scuola media Sant'Orso, che dal 18 ha aperto le iscrizioni, e chiaramente per noi è importante comunicare alla città questa novità, che è un'occasione, un'opportunità per alcuni quartieri del nostro territorio, non solo quello di Sant'Orso, perché la collocazione territoriale della nuova scuola media chiaramente aumenta non solo l'offerta formativa educativa sul territorio, ma dà anche un'ulteriore opportunità di iscrizione alle famiglie di questo territorio, oltre alle tre scuole medie storiche, Nuti, Padalino e Gandiglio, che nel piano di dimensionamento vengono nuovamente garantite.